Quest'anno c'è un impegno forte del Comune, della Municipalità, delle associazioni che hanno ritenuto che con le istituzioni si possa fare un lavoro di riqualificazione, di rilancio, di rigenerazione, che parte da Barra ma è una metafora che può riguardare l'intera città. Se le istituzioni si chiamano fuori è il malaffare a governare i grandi eventi. Questa è la storia di Napoli, questo inizio può dimostrare invece che si può anteporre la storia, la cultura, la volontà e la sete di fare dei tanti e che quello è il tratto prevalente di una festa di 200 anni che può essere cuore del Mediterraneo e non soltanto cuore di Barra. Dopo 3 anni di pausa, la festa dei Gigli di Barra riprende la tradizione nata all'inizio dell'Ottocento con un programma che va dal 31 agosto al 25 settembre, grazie anche all'intervento del Comune di Napoli attraverso la nascita della Fondazione I Gigli di Barra e alla partecipazione delle associazioni del quartiere per la valorizzazione della Sesta Municipalità e del territorio di Barra. Una festa di origine religiosa dedicata a Sant'Antonio e Sant'Anna, che consiste nel trasportare 7 gigli, grandi obelischi di legno di forma piramidale, ognuno sulle spalle di 120 persone e a ritmo di musica. Un momento che coinvolge l'intero quartiere che si veste per l'occasione dei colori della festa e che ha lavorato un anno per allestire i carri folcloristici ed allegorici, in particolare grazie alle associazioni Amici Miei, Bravi 93, Corem Festa, Partenope, Passione Infinita, La Formidabile e La Forza della Vita. Numerosi anche gli appuntamenti culturali, musicali e di intrattenimento, oltre a laboratori per bambini, con l'apertura affidata a Enzo Gragnaniello. Sì, un mese di festa a Barra per una occasione storica, per una ripresa di una festa molto sentita dopo il lungo fermo legato al Covid, quindi un'occasione non solo di ripartenza ma anche di rilancio della festa, che si collega anche alla volontà dell'amministrazione di realizzare una fondazione per la gestione della festa che la valorizzi dal punto di vista culturale, che garantisca quindi poi sempre una trasparenza nella gestione e che aiuti a crescere, a far crescere questa bella occasione di socialità che però anche un valore storico, identitario e anche turistico per Napoli.